Ciao a tutti, sono Gianmarco della stagione 11 di Top Chef Francia. Oggi facciamo una ricetta sempre tutti insieme, ovvero fare un risotto con della salsiccia, del porro e della menta. Andiamo in cucina. Allora, per la nostra ricetta oggi ci servirà 150 g di riso carnaroli, del brodo vegetale, del burro, della menta, un porro, ho già tagliato il verde e l'ho messo nel brodo. Ci serve mezza cipolla tagliata fina, del parmigiano e della salsiccia e un bicchiere di vino bianco. Allora, iniziamo prendendo una pentola, dopodiché prendiamo il porro e lo tagliamo in pezzettini. Nella nostra casseruola mettiamo un po' d'olio, un po' di burro e facciamo fondere il burro. Una volta che il burro è fuso, aggiungiamo il porro e facciamo cuocere per 2 minuti a fuoco lento. Aggiungiamo la salsiccia e mescoliamo. Una volta che la nostra salsiccia e il porro sono pronte, andiamo a mettere tutto in una ciotolina. In una pentola mettiamo un po' di burro, un po' d'olio, facciamo fondere, aggiungiamo la cipolla, aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare. Aggiungiamo il vino, un po' di sale. Una volta che il vino è stato assorbito, aggiungere del brodo. E mescoliamo pian piano e cuociamo il riso tranquillamente per 16 minuti. Quando mancano 2 minuti alla fine della cottura, aggiungiamo la salsiccia e il porro e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche la nostra menta spezzettata e mescoliamo. Riaccendiamo per gli ultimi 2 minuti di cottura. Dopo 16 minuti il risotto è pronto, aggiungiamo del burro fuori dal fuoco e aggiungiamo del parmigiano. Mescoliamo. Questa operazione si chiama mantecare. Passiamo all'impiattamento. Terminiamo con un po' di parmigiano. Ed ecco qua il nostro risotto, salsiccia, porro è pronto.